Allora, ecco, è un gran piacere iniziare. Parliamo di questo che io sinceramente considero il mio presidente preferito, guardiamo un po', ecco, il presidente più amato da me, prima di tutto, ma credo anche da tutti voi, e cioè Oscar Luigi Scalfaro. Ti sei No, ma sbagliato. perché? No, no, non mi sono sbagliato, ma infatti ci sono due omini, uno diceva, ma cosa ha fatto di buono Scalfaro? Ha fatto entrare Ciampi in politica, perché... L'ha chiamato lui, l'ha chiamato lui. Ecco qua. E allora parliamo invece di Ciampi, quanti ricordi su di lui, quante cose belle sono state dette. Ecco qua. E vabbè, se proprio bisogna dire qualcosa di Ciampi, fra le cose che ha fatto ti dirò una cosa positiva e una negativa, dice questo all'altro. Beh, allora, prima di tutto ha portato l'Italia nell'euro. E l'altro lo ascolta e gli chiede, e quella positiva? E poi tante altre cose, per esempio, ti ricordi quando D'Alema ha soffiato l'incarico a Ciampi? Sembra ieri, fa quell'altro. Ma e quando è salito al Quirinale? Sembra ieri. E l'esperienza del governo di transizione? Sembra il mese prossimo. Ci sarà il governo di transizione, si andrà alle elezioni. Quello che è stato detto giustissimo è che se si va alle elezioni lo decide il Presidente della Repubblica. Ecco qua uno che glielo ricorda, il nostro Premier, dice: le elezioni le decide il Presidente della Repubblica. E Berlusconi non si perde d'animo e dice: prendo nota per quando lo farò io. Perché toccherà anche a lui. E infine ho concluso omaggiando Ciampi con il museo degli abiti indossati da Ciampi nelle occasioni ufficiali. Ne vediamo uno, due guardano questo abito, uno dice: ma perché è tutto sdrucito? Nel nostro paese i presidenti della Repubblica non fanno che tirarli per la giacca. Grazie a tutti. Grazie Fred.